SWIFT, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, è una piattaforma di messaggistica che connette migliaia di istituzioni finanziarie di tutto il mondo per il trasferimento di denaro. Su SWIFT viaggiano i messaggi con le istruzioni necessarie per trasferire i fondi. Non il denaro vero e proprio, dunque, ma l'indirizzo a cui spedirlo. E avviene attraverso un codice, una stringa di numeri e lettere tra gli 8 e gli 11 caratteri, che consente di effettuare pagamenti sicuri tramite banche in paesi diversi. La società, con sede legale in Belgio, ha cominciato ad assegnare i suoi codici nel 1973, anno della sua fondazione, rimpiazzando di fatto il Telex. SWIFT raggruppa oltre 11.000 organizzazioni finanziarie e bancarie in oltre 200 paesi, compresi la Fed e la Bank of England. Il tutto con la supervisione della Banca Nazionale Belga. Nel 2021 SWIFT ha registrato una media di 42 milioni di messaggi al giorno, con scambi miliardari attraverso il mondo intero. Precludere a un paese l'accesso alla piattaforma SWIFT significa di fatto escluderlo dall'intero sistema finanziario internazionale. Per la Russia sarebbe un colpo durissimo. Al momento solo alcune banche russe sono state estromesse, altre banche invece sono rimaste all'interno dello SWIFT per permettere lo scambio a livello energetico, vale a dire la fornitura e il rispettivo pagamento da parte dei paesi europei che ricevono il combustibile russo. Mosca fu già minacciata di espulsione dallo SWIFT nel 2014, dopo l'annessione della Crimea. Dopo questa minaccia, la Russia creò un proprio sistema di transazioni finanziarie, il MIR, anche se sono pochi i paesi che vi partecipano ad oggi. Colpire la banca centrale di un paese del G20, e per di più di una superpotenza come la Russia, è una mossa senza precedenti. Finora gli Stati Uniti avevano usato misure simili solo contro paesi come Iran, Venezuela e Corea del Nord. In sostanza, il divieto blocca l'accesso a parte dei 630 miliardi di dollari che la Banca Nazionale Russa detiene in oro e valuta straniera. Negli ultimi anni Mosca aveva diminuito la propria riserva in dollari, aumentando quella in euro, sterline e yen giapponesi, proprio per attutire l'effetto di eventuali sanzioni da parte di Washington. Ma l'adesione dell'Europa e del Giappone alle misure impedisce alla banca centrale di usare uno degli strumenti di politica monetaria più efficaci. Concretamente, la banca centrale russa non può più usare la riserva in valuta straniera per comprare rubli e stabilizzare la moneta nazionale, già crollata pesantemente dall'inizio della crisi e destinata a perdere ancor più valore, come ammesso dalla stessa banca centrale russa, che ha raddoppiato i tassi di interesse per tentare di tamponare il crollo. Gli economisti prevedono un aumento dell'inflazione, cresceranno i prezzi dei beni che la Russia può ancora importare, con rincari generalizzati. Ma la svalutazione del rublo comporta anche che per Mosca la guerra diventerà più costosa da portare avanti. Le misure adottate da Berna prevedono che i beni di una serie di persone e società che compaiono nelle liste dell'Unione Europea siano congelati con effetto immediato e che tali persone ed entità non possano aprire nuovi conti in Svizzera. Vengono anche adottate sanzioni finanziarie contro il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro Mikhail Mishutin e il ministro degli esteri Sergei Lavrov. Inoltre, oligarchi russi vicini a Putin non sono più persone gradite in Svizzera. Il Consiglio federale ha infatti deciso di vietare l'ingresso a diverse persone che hanno un legame con la Svizzera e fanno parte della cerchia più stretta di Vladimir Putin. Il governo elvetico ha anche deciso di sospendere parzialmente l'accordo del 2009 sulla facilitazione del rilascio di visto per i cittadini russi. Inoltre, la Banca Nazionale Svizzera sta valutando la possibilità di vendere dei titoli di Stato russi che oggi possiede. La piazza finanziaria elvetica è una meta privilegiata per la gestione di patrimoni russi. Solo nel 2020 2,5 miliardi di dollari di risparmiatori russi sono finiti nelle banche svizzere, il livello più alto degli ultimi 5 anni. Oltre alle sanzioni tradizionali, come il divieto di esportare materiale con potenziali applicazioni belliche e il blocco di beni di persone fisiche, le misure colpiscono anche il Fondo Nazionale per gli Investimenti, che secondo Washington viene usato dal Cremlino per raccogliere fondi all'estero.
La Russia, insomma, farà sempre più fatica a reperire liquidità e sta rispondendo con misure per evitare la fuga di capitali all'estero. Restano tuttavia alcune incognite. Mosca potrebbe avere prelevato parte della valuta straniera prima delle sanzioni. I dati non sono aggiornati e non è chiaro il tipo di sostegno economico che potrebbe arrivare da paesi come la Cina. Ma soprattutto, le sanzioni per ora hanno in gran parte risparmiato il settore energetico russo, strategico tanto per Mosca quanto per l'Europa.